Non solo il sole, ma anche l'età contribuisce ad invecchiare la pelle. A tal proposito, andiamo subito a parlare di radiofrequenza e soprattutto dei suoi vantaggi. La radiofrequenza è una meteorica, diciamo, che innanzitutto non è invasiva, non è dolorosa e serve appunto per contrastare i primi segni dell'invecchiamento cutaneo e ci consente di ottenere appunto un miglioramento della qualità della pelle sia a livello del viso sia a livello del corpo. E questo, diciamo, che ci permette di attenuare con una certa diciamo stabilità anche tutti i principali inestetismi che riguardano appunto le rughe e anche la lassità. Viene applicata in maniera, diciamo, efficace per tutti quegli inestetismi della pelle che sono causati appunto per esempio anche a livello del corpo, a livello per la cellulite per esempio, ma a livello del viso noi abbiamo, diciamo, una grande opportunità utilizzando questa radiofrequenza. Perché? Perché è possibile ottenere un ringiovanimento cutaneo soprattutto nella zona appunto del viso, a livello del collo, a livello del décolleté, e questo, diciamo, i risultati sono visibili sin dalle prime sedute e si hanno anche qui dei progressivi miglioramenti che poi sono stabili nel tempo. Una vera, diciamo, sferzata per quanto riguarda, diciamo, un ringiovanimento, in quanto si ha una riattivazione a livello cutaneo perché c'è un'iperemia endogena che è omogenea a livello appunto di tutta la struttura che viene trattata. Infatti tramite si ha un richiamo ematico e quindi si ha una riattivazione anche a livello del sistema linfatico, per cui le cellule che vengono appunto stimolate a livello del corpo vengono stimolate appunto a rilasciare delle tossine e quindi a rilasciare i liquidi in eccesso, mentre a livello proprio del viso abbiamo un rimaneggiamento proprio del nostro collagene, in quanto andiamo ad agire con una temperatura che è a 10-11 gradi in più rispetto a quella temperatura corporea, e questo appunto ci permette di stimolare i fibroblasti a produrre nuovo collagene, ma ci permette anche di rimaneggiare il collagene esistente, e questo quindi porta anche a un miglioramento poi della consistenza proprio del tessuto, perché c'è uno stimolo sia alla produzione dell'elastina e anche alla produzione di acido ialuronico in modo naturale. Sempre in riferimento all'invecchiamento della pelle, torniamo ancora una volta a parlare con la dottoressa Patrizia Sacchi dei trattamenti del dottor Obagi. Il dottor Zenio Obagi è un dermatologo californiano e di origine siriana e oggi, diciamo, è il medico di molte star di Hollywood. La sua rivoluzione cosmetica si basa sul fatto che la pelle non deve essere coccolata, accarezzata, ma bensì deve essere trattata appunto in maniera energica. Infatti sono esplicative un po' le sue parole, che dice che se volete una bella pelle, bella, dovete prenderla a schiaffi tutte le mattine. Proprio perché? Perché in questo modo si va a stimolare la circolazione sanguigna e non bisogna nutrirla ogni giorno con delle creme emollienti, perché altrimenti si vizia e si impigrisce e quindi si invecchia prima. Una pelle sana quindi inizia da una pelle che è profondamente pulita, e questa è la filosofia, diciamo, di quello che è i prodotti della Zoo Skin Health. Perché? Perché diciamo che più che semplici prodotti dermocosmetici sono proprio una vera e propria filosofia di lavoro, una beauty routine giornaliera, utilizzando appunto delle formule che sono soprattutto a base di retinolo e che diciamo ci servono per massimizzare la penetrazione appunto del retinolo lo stesso e ridurre quindi i segni dell'invecchiamento, le rughe e anche le macchie cutanee. Da Salute e Benessere e Terra di Marca vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Alla prossima puntata con la dottoressa Patrizia Sacchi e il centro medico sito in Ancona.